Dunque, vediamo invece i primi dispositivi amplificatori, dei transistori. Cominciamo un dispositivo a tre terminali. Transistori sono dispositivi a tre terminali. Funzionano da generatori di corrente controllati. Generatori di corrente controllati diversi casi, o la tensione sul terzo terminale, e questi sono quelli che si chiamano dispositivi a effetto di campo, anzi, transistori a effetto di campo. Questi sono i transistori effetto di campo. Si chiama effetto di campo perché sono controllati da una tensione, quindi poi in pratica da un campo elettrico, oppure dalla corrente nel terzo terminale. La corrente nel terzo terminale. E quelli in generale si chiamano transistori bipolari. Allora, il nome, l'avevo già raccontato, il nome transistor deriva da transfer resistor, cioè resistore di trasferimento, nome che francamente mi ha perso un po' il significato, perché originariamente venivano impiegati come transresistenze, cioè si iniettava una corrente e si estraeva una tensione, quindi la funzione di trasferimento era quella di una resistenza, però era tra la tensione in uscita e la corrente introdotta in ingresso, quindi si chiamava per questo resistenza di trasferimento. Poi nella pratica l'uso del transistore è cambiato praticamente subito dopo, quindi il nome è rimasto, ma insomma rimane un po' appeso lì, però giusto per capire perché. Allora, vediamo cos'è un generatore di corrente controllato. Cominciamo controllato da corrente. E a che serve, e poi com'è che un transistore bipolare si comporta in quel modo. Quindi cominciamo vedendo prima i generatori di corrente controllati da corrente. Allora, un generatore di corrente controllato da corrente ha bisogno di tre terminali perché funziona così. La corrente tra due terminali, per esempio 1 e 2, chiamiamola I2, viene controllata dalla corrente che passa attraverso il terzo terminale, chiamiamolo in questo caso il terminale 1. Quindi I2 è uguale ad A per I1. Quindi I2 è per definizione un generatore di corrente controllato a corrente, perché la sua corrente dipende da un'altra corrente, e la corrente I1 è la corrente di controllo. Come
com'è che si usa un generatore di corrente controllato da corrente? Che vedete, adesso vediamo, si può usare come amplificatore o come interruttore controllato. Perché? Beh, si usa in questo modo. Mettiamo un generatore di tensione all'ingresso, di qua, e questa qua diventa la maglia d'ingresso. Quindi qui metto un generatore tra 1 e 3, così. Questa corrente è proprio la corrente I1, la corrente nella maglia. Questa qui è la maglia di ingresso. E poi metto il carico sulla maglia di uscita. Tipicamente sulla maglia di uscita devo mettere il carico, devo mettere anche un'alimentazione, chiamiamola VCC. Per esempio, prendiamo che questa sia la corrente sul carico e questa è il collegamento. Allora, questa qui, quest'altra maglia ha una corrente I2, vedete, I2 è anche la corrente di maglia, e questa qui la chiamo maglia di uscita. Quindi questo è il carico e questo è il generatore d'ingresso. Allora, io a questo punto banalmente posso scrivere due equazioni. Posso dire, guardate, VU, per come è scritta, VU è uguale a meno RL per I2. Va bene? La quale a sua volta è A per I1, quindi questo è meno RL per A per I1, la quale a sua volta è I1 cos'è? VI diviso RI. Quindi è meno RL A diviso RI per VI. Quindi io se divido V per VI trovo il rapporto che c'è tra V e VI, che è quella che si chiama amplificazione di tensione, cioè il rapporto tra la tensione d'uscita, la tensione del carico e la tensione del generatore d'ingresso. Quindi io qui ho un'amplificazione di tensione. Tensione che è per definizione V su VI ed è meno RL per A diviso RI. Quindi a seconda dei valori di RL, RA, scusate, RL, A e RI può essere positiva o negativa, ma insomma questa la chiamo anche AV, l'amplificazione di tensione, no? Dove V sta per tensione. Del resto anche una A, che è l'amplificazione corrente, che è il rapporto tra la maglia d'uscita e la maglia d'ingresso, no? La tensione all'uscita, amplificazione di corrente, questa banalmente perché dipende solo dal generatore, no? È corrente è A, che è la I2, che è la corrente, la maglia di uscita, diviso la I1. E poi chiaramente potrei avere anche un'amplificazione di potenza, perché posso calcolare la potenza erogata dal generatore d'ingresso, la potenza assorbita dal carico e fare il rapporto tra le due. Vediamo un attimo. Se faccio la potenza erogata, facciamo la prima, quella assorbita dal carico. Assorbita dal carico è I2 al quadrato per RL, chiamiamola più potenza di uscita. Poi c'è la potenza erogata dal generatore di ingresso e quella la possiamo chiamare P ed è I1 al quadrato per RI.
Per cui io posso calcolare l'amplificazione di potenza più diviso PI, e vedete l'amplificazione di potenza è RL per I2 diviso RI per I1, e questa roba qui al quadrato. I2 su I1 fa proprio A, quindi viene a quadro per RL diviso RI. Quindi ho tre tipi di amplificazione: amplificazione di potenza, amplificazione di corrente, amplificazione di tensione. Il valore dipende da A, ma anche dalle resistenze del carico e dalla resistenza d'ingresso. Tenete presente che un amplificatore, un circuito, si dice che è un amplificatore se l'amplificazione di potenza è maggiore di 1. Okay? Per cui non posso dirlo così, se è maggiore di 1 o no, devo verificare i valori delle quantità. Tipicamente nei generatori di corrente, nei transistori, questa amplificazione corrente viene abbastanza grande, per cui essendo anche al quadrato questo fattore viene più grande di 1, è quello che si vuole. Okay? Comunque è importante tenere presente la definizione. Un amplificatore, diciamo meglio, un circuito è un amplificatore se l'amplificazione di potenza è maggiore di 1. Oh, qui magari un attimo di breve parentesi conviene un attimo farla. Cosa vuol dire amplificato la potenza? Chi è che l'ha data? Vedete, amplificato la potenza cosa vuol dire? Che sul carico c'è una potenza maggiore che sul generatore. Quindi il generatore eroga una potenza piccola, diciamo, e il carico dissipa una potenza molto più grande. Va bene? Ora, siccome voi sapete che la potenza non si crea, l'energia non si crea, non si distrugge, da dove viene la potenza consumata sul carico? Da qui si vede bene, no? Viene da questa batteria. Questa batteria che eroga la potenza al generatore. Vedete, la potenza del generatore d'ingresso viene tutta dissipata su RI, perché gira tutta in questa maglia. La potenza invece erogata da questa batteria, questa è l'alimentazione esterna, quindi una batteria, un'alimentazione esterna, dal circuito si vede che va parte nel carico, parte va nel generatore di corrente. Quello che va nel generatore di corrente praticamente viene dissipato in calore, quello che va nel carico viene utilizzato dal carico. Il carico può essere una resistenza e lo dissipa in calore di nuovo, può essere un motore che invece lo trasforma in energia meccanica, o una lampada che parte quantomeno la trasforma in energia luminosa, eccetera. Quindi questa è l'alimentazione. Quindi un amplificatore non fornisce direttamente, chiaramente, la potenza, ma fa sì che l'alimentazione, cioè fa in modo che di gestire la potenza che dall'alimentazione va al carico, in funzione del segnale che arriva dal generatore di ingresso. Ok? Quindi, e guardate bene, il generatore non dà energia direttamente al carico, ok? Non c'è nessun trasferimento. L'energia, la potenza erogata dal generatore viene tutta dissipata dalla RI. Questo è il meccanismo tipico di un amplificatore. Quindi fa sì che l'energia passi dall'alimentazione al carico. Ok, allora, un'altra cosa che fa comodo disegnare, per capire meglio questo concetto, sono le caratteristiche di uscita del generatore di corrente.
Di uscita. Cosa vuol dire di uscita? Caratteristiche, sapete cos'è la relazione tra corrente e tensione. Io in questo caso voglio vedere le caratteristiche di uscita. Cosa vuol dire? Che metto in relazione la corrente e la tensione dei nodi di uscita, quindi tra 2 e 3. Torno un attimo indietro nel disegno, I2 l'ho definita, la V2 diciamo è questa. Questa qui la chiamo V1, in questo caso 0, la V2 è la tensione che c'è tra il nodo d'uscita e il nodo comune, che in questo caso è il nodo 3. Allora, al solito, questo è facile perché l'altra cosa è che, essendo a tre terminali, la relazione che c'è tra I2 e V2 dipende anche da I1, no? Quindi, tipicamente, mentre per il diodo la caratteristica era una curva, per un transistore la caratteristica sarà una famiglia di curve, parametrizzate in funzione della grandezza di controllo, quindi in questo caso la I1. Tra l'altro, I2 dipende soltanto da I1, no? Vi ricordate, la curva è questa, I2 è uguale ad A per I1, quindi quando disegno le caratteristiche di uscita, in funzione del valore di I1 ho una famiglia di rette parallele orizzontali. Quindi, per esempio, se I1 assume un certo valore, chiamiamolo I11, qui I1 uguale a I11, qui la retta sarà I2 uguale ad A per I11. Se invece I1 è uguale a un'altra costante, I12, qui la retta orizzontale passa per I2 uguale ad A, I12, e così via. Quindi le caratteristiche di uscita di un generatore di corrente controllato in corrente sono una famiglia di rette orizzontali a corrente costante. Va bene? I1,4 e qui viene per I1,4. Va bene. In aggiunta a questa, io posso scrivere un'altra espressione, che è l'espressione della maglia in uscita, che mi regola la relazione tra I2 e V2, perché vedete, io posso scrivere, bene, V2 è uguale a VCC meno RL per I2, cioè la caduta su RL. Quindi questa è una relazione della maglia d'uscita, una relazione esterna, V2 uguale a VCC meno RL per I2. Se lo rappresento su questo grafico, questa relazione è una retta ed è appunto la retta di carico. Ricordate, abbiamo sempre le caratteristiche che sono la relazione interna e poi la retta di carico che è la relazione in circuito esterno. Allora, come si scrive questa curva? Bene, no, come mi fa comodo spesso, posso tracciarla prendendo due punti, per esempio l'intercetto con i due assi. Quando I2 uguale a 0, V2 uguale a VCC, quindi intercetta è questa. Quando I2 uguale a 0, V2 uguale, no, scusate, quando V2 uguale a 0, I2 è uguale a VCC su RL. Quindi, per esempio, l'altra intercetta è qua, VCC su RL. Per cui la retta la posso disegnare così. Questa è determinata dalla relazione esterna ed è anche, scrivo qui, la retta di carico. A che cosa mi serve la retta di carico e le caratteristiche? Mi serve a determinare il punto di lavoro, perché una volta che ho imposto la I1, ho selezionato una delle caratteristiche di uscita, la intercetto con la retta di carico e graficamente, per esempio, trovo la soluzione del sistema. Quindi questo è il punto di lavoro corrispondente a questa V2 e a questa I2. Vedete? Quindi, in un generatore di corrente controllato a corrente, il punto di lavoro viene determinato, una volta fissata la retta di carico, dalla corrente di controllo, dalla I1. Se la I1 la prendo, per esempio, a questo valore, il punto di lavoro mi si sposta qua, perché devo fare l'intercetta tra l'altra caratteristica e la retta di carico. Quindi,
Cosa vuol dire questo? Che variando la corrente I1 io sposto il punto di lavoro sulla retta di carico, giusto? Quindi modulando I1, modulando vuol dire variando, modulando I1, spostiamo il punto di lavoro sulla retta di carico. Allora, per esempio, l'amplificazione che dicevamo prima, com'è che si ottiene? Va bene, col generatore d'ingresso io vario la I1, variando la I1 vario la I2, quindi vario la V2 e quindi vario la tensione d'uscita. Quindi se ho un'amplificazione di tensione maggiore di 1, allora che cosa succede? Che variando di un po' la tensione sul generatore d'ingresso, vario di molto di più la tensione sul generatore, sul carico. Okay? E quindi ho l'effetto di amplificazione di tensione. Quindi in tutto questo tratto, il generatore di corrente controllato da corrente viene utilizzato da amplificatore. Okay? Ed è l'utilizzo principale, come vi facevo vedere prima, no? un generatore di corrente controllato in corrente viene naturale pensare di usarlo come amplificatore, e si riesce a utilizzare se A è abbastanza grande, no? Se l'amplificazione di corrente è sufficientemente grande otteniamo anche un'amplificazione di tensione positiva, un'amplificazione di potenza maggiore, non positiva, maggiore di 1, un'amplificazione di potenza maggiore di 1 e così via. Quindi questo è un uso classico. Un altro uso classico del generatore di corrente controllato in corrente è come interruttore controllato. Perché in base al valore della corrente, per esempio, si può portare in cortocircuito o un circuito aperto. Per esempio, se io metto I1 uguale a 0, vedete, allora anche I2 viene uguale a 0, il punto di riposo mi viene questo, con I2 uguale a 0, cioè interruttore aperto. Quindi ho un interruttore in stato off, che sulla maglia d'uscita non passa corrente. Se invece I1 la prendo questo, al valore che corrisponde a questo punto di riposo, chiamiamolo I1 uguale a I1,5, no? Questo punto qui è A per I1,5, se I1 uguale ad A, se I1 è uguale a I1,5, il punto di riposo è questo, vedete, corrisponde a V2 uguale a 0. Quindi praticamente la maglia d'uscita si comporta come se avesse un interruttore in cortocircuito. Questo V2 uguale a 0 come se il 2 fosse in cortocircuito col 3. E quindi si comporta come interruttore chiuso. Okay? L'uso del generatore di corrente controllato in corrente come interruttore aperto o chiuso è l'uso tipico nell'elettronica digitale, no? In cui praticamente i dispositivi vengono usati in modo binario, no? Aperto o chiuso. Nell'elettronica analogica invece l'uso è nella parte intermedia della caratteristica, perché in elettronica analogica tipicamente si usa il generatore di corrente come amplificatore. Va bene? Allora, ora ci fermiamo qui. Che cosa si tratta di vedere prossimamente? Si tratta di vedere perché, cioè come fa un transistore, un oggetto di semiconduttore, a comportarsi in questo modo. E quindi questo punto lo vediamo lunedì mattina. Ci fermiamo qua.